finalmente è arrivato il nuovo iPhone. Non vedo l'ora di provarlo. Ha un sacco di funzioni come tutti gli smartphone, ma so già che in auto sarà veramente impossibile usarle. Ma da qualche tempo anche le case si sono accorte che i clienti vorrebbero poter utilizzare in modo sicuro il telefono in auto. Non stiamo parlando del viva voce, che oramai c'è dappertutto, ma di un'interfaccia intelligente per gestire le funzioni come la musica, la navigazione e i messaggi. In realtà, siccome ci siamo abituati agli smartphone, in automobile vorremmo ritrovare la stessa grafica, addirittura le stesse iconcine. Fino a poco tempo fa le cose non andavano esattamente in questa direzione. Gli impianti erano complessi, pieni di funzioni inutili, alle volte persino ridondanti. Qualcosa si è mosso negli ultimi tempi. Gli attori più importanti di questo settore, che si chiamano Google ed Apple, stanno per scendere in campo con sistemi operativi completamente nuovi. E qui torniamo all'iPhone, perché la Apple ha sbaragliato la concorrenza col suo sistema di integrazione fra la mela e la macchina. CarPlay è il suo nome ed è uno standard che ha già ricevuto l'approvazione di tantissimi costruttori che lo adotteranno, sia di auto che di sistemi multimediali del calibro di Pioneer e Alpine. La cosa furba di CarPlay è che non ti costringe a imparare nuove funzioni o nuovi simboli. E siccome Ferrari è stata il primo costruttore a metterlo in auto, e siccome guidarla è sempre piacevole, i nostri esperimenti li facciamo con questa fiammante Ferrari FF. La connessione è quanto di più semplice si possa immaginare. Dal lato vettura c'è una classicissima USB, mentre per quanto riguarda il telefono si utilizza la tipica presa Apple, la Lightning. Sul display compaiono le icone delle principali funzioni dell'iPhone, dal telefono, che ovviamente è collegato in viva voce, alla musica, con la quale si può scegliere tra tutta la musica presente all'interno del telefono, i messaggi, che possono essere dettati direttamente attraverso Siri. E non finisce qui, perché CarPlay riesce a integrare benissimo anche il sistema di comando Siri con i tasti della vettura, qui per esempio con questo tasto sulla plancia. Proviamo. Siri, ho fame. Posso aiutarti io? Dai un'occhiata a questi posti vicini e dove ti trovi, o non ci vedi più dalla fame. Ho trovato una serie di ristoranti, 6 di questi sono abbastanza vicini a dove ti trovi. Non c'è bisogno di comprare una Ferrari FF per avere CarPlay, e nel corso di quest'anno sono in arrivo tanti altri modelli molto più accessibili. Ma bisogna dare atto al cavallino di essere stati i più attenti e, come tradizione, anche i più veloci nello sviluppo di questa nuova interfaccia, che alla fine porta ad una maggiore sicurezza. E noi, per la sicurezza, abbiamo una vera e propria passione. Siri, portami a 4 ruote. Mamma mia! 4,97 m di puro fascino. Linee sinuose che attirano gli sguardi soprattutto quando la si accosta alle rivali tedesche.